Buongiorno a tutti, in questo breve video di oggi vedremo quelle che sono le soluzioni tecniche che MAPEI propone per la posa di pavimentazioni in ceramico a pietre naturali sui sistemi radianti cosiddetti a basso spessore. Le soluzioni che vedremo oggi sono ideali in ambito di ristrutturazioni dell'edificio e laddove si vuole migliorare il comfort abitativo degli ambienti, grazie al fatto di poter godere di un pavimento che ha la funzione di riscaldare e raffrescare gli ambienti stessi, appunto. Il grosso vantaggio è che in uno spessore contenuto a soli 3-4 cm la nostra abitazione può essere realizzata con un pavimento cosiddetto radiante. I sistemi radianti a basso spessore possono essere costituiti con dei pannelli in plastica preformata dotati di un foro sulla bugna che per consentire al materiale livellante di entrare a riempire la bugna stessa e aderire al supporto esistente, oppure possono essere realizzati con dei pannelli in gesso fibro o fibrocemento dotati in fase di produzione di una fresatura per l'alloggiamento della tubazione idraulica. Ovviamente, essendo incollati direttamente sul supporto, è fondamentale che il supporto abbia adeguate caratteristiche, quindi dovrà essere un supporto meccanicamente resistente, dovrà essere un supporto che risulta pulito, un supporto privo di umidità residua o peggio di risalita, in modo tale da evitare eventuali malfunzionamenti sia dell'impianto stesso o creare possibili problematiche alla pavimentazione che verrà posata sopra. Per la saturazione degli impianti radianti costituiti dai pannelli in plastica, MAPEI propone il nuovo Plan Maxi. Il nuovo Plan Maxi è un livellante ad alta fluidità, ad indurimento e ad asciugamento rapido. Lo spessore con il quale può essere applicato il nuovo Plan Maxi è variabile da 3 mm a 40 mm. La caratteristica di rapidità conferisce un importante vantaggio nell'utilizzo di questo prodotto in fase realizzativa. Un'altra caratteristica che è fondamentale per questa tipologia di prodotto è che il nuovo Plan Maxi ha un lambda, quindi una conducibilità termica particolarmente elevata, che è pari a 1,72. La resistenza a compressione di nuovo Plan Maxi è di 22 newton su millimetro quadrato, quindi 220 kg al centimetro quadrato. Questa caratteristica fa sì che il nuovo Plan Maxi è idoneo per quasi tutte le tipologie di pavimentazioni che si possono andare a posare successivamente. Laddove per necessità di cantiere sia necessario ridurre quanto più possibile gli spessori della pavimentazione, ricordiamo che una volta realizzato l'impianto radiante saturato col nuovo Plan Maxi è possibile andare a posare le piastrelle ceramiche, le lastre di ceramica di gres porcellanato di grande formato con spessore ridotto, con spessore sottile, contenuto in 5,5 mm, 6,5 mm, quindi ridurre il più possibile lo spessore complessivo della pavimentazione. Vi ringrazio per l'attenzione, vista la brevità di questo video che non ci consente di andare a toccare tutte quelle che sono le casistiche per quanto riguarda le pavimentazioni radianti a basso spessore, vi rimandiamo alle vostre domande che potete inviarci nei commenti sotto questo video oppure all'indirizzo email che compare in sovraimpressione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo approfondimento tecnico. Buona giornata.